The New Stories. La tua informazione libera. Susanna Dabrowska è distrutta dal dolore per la morte del fratello Stefano, avvenuta a 47 anni a causa di un'emorragia dopo un intervento per un ascesso alla gola. Nonostante non voglia accusare nessuno, Susanna chiede chiarezza sulla sua morte e spera che l'autopsia, ancora da fissare, chiarisca se si sarebbe potuto fare qualcosa per salvarlo. Stefano, residente a Marghera come lei e senza patologie pregresse, era stato operato d'urgenza il 5 agosto all'ospedale di Cittadella per un ascesso retrotonsillare gonfio e infetto. Dopo l'intervento era stato trasferito in terapia intensiva e, nonostante le sue condizioni preoccupanti, era stato dimesso il 10 agosto senza avvisare Susanna. Era tornato a casa da solo per non preoccuparla, essendo anche lei malata in quei giorni, e aveva programmato una visita di controllo una settimana dopo. Tuttavia, il giorno di Ferragosto è morto a causa di un'emorragia improvvisa, trovandosi in casa della compagna Martina. Martina lo ha trovato sanguinante e non è riuscita a chiamare i soccorsi in tempo. Susanna, già provata dalla perdita di un altro fratello 2 anni fa e dalla separazione dalla moglie di Stefano, è sconvolta e ha denunciato l'accaduto ai carabinieri. Attende ora l'autopsia mentre si confronta con la dura realtà di non poter seppellire il fratello e il dolore della sua perdita. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.